Oggi ci siamo rivolti con Alessandro Milone ad uno dei nostri top sponsor della 3 giorni di Alice, Gianandrea Ferraioli, CEO di Mecar, service provider che opera in tutta Italia nel settore della smart and green mobility. A lui abbiamo chiesto come il nostro paese si sia posizionato e abbia relazionato con i principali partner occidentali sui temi relativi al futuro dell'economia globale. Beh, l'Italia deve sicuramente ricominciare ad avere una visione di lungo periodo, ma io credo che in queste poche giornate del G7 di questi giorni, il nostro Presidente del Consiglio, a giudicare da quel poco che ho visto, si stia muovendo molto bene per ridarci reliability, credibilità, ma soprattutto footprint internazionale. Io mi è capitato spesso di asserire che noi fino al 1990 abbiamo avuto una visione industriale molto forte e negli ultimi 30 anni ci è mancata assolutamente. Abbiamo sempre avuto il coraggio di affrontare la contingenza, ma non abbiamo mai cercato di ancorare il nostro sguardo ad una visione a 20 o 30 anni, che è quello che un G7 deve fare. Ecco, un'ultima battuta per chiudere. Gli Stati Uniti stanno portando, diciamo, anche l'Europa verso posizioni più intransigenti verso la Cina e sarà un crescente per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Secondo te è una scelta questa corretta da poter seguire? Personalmente credo che gli Stati Uniti continuino comunque ad avere ancora tanto da dare alla nostra democrazia e ai nostri modelli economici. Credo che quello che ha affermato 20 anni fa Warren Buffett, ovvero che il fine ultimo di un'azienda sia quello di generare valore per i shareholders, per gli azionisti, è stato, come dire, fortemente messo in discussione da quello che ha affermato invece Fink, che è il CEO di Blackstone, il più grande fondo di investimenti mondiali, che invece al contrario ha affermato che il ruolo invece dell'azienda e dell'amministratore delegato dell'azienda è proprio quello di avere un impatto positivo sulla comunità di riferimento, quindi sui propri azionisti, ma anche sui propri collaboratori dipendenti, sulla community nella quale opera e quindi di impatto proprio il ruolo e la funzione di chi fa impresa deve essere quello di generare benefici per tutto ciò che lo circonda. Questa è una visione assolutamente dirompente che arriva ancora dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Cina, è ovvio che diventa sempre più interessante. Se guardiamo al nostro settore, il settore automotive, vedremo che loro sono passati completamente dall'età della pietra 15 anni fa all'elettrico e oggi hanno la leadership assoluta sull'elettrico. Infatti non escludo che quando il mondo guarirà le proprie ferite, uno dei primi viaggi che ci prefissiamo di fare è proprio quello di andare a Shanghai per vedere un po' come si stanno muovendo sulla parte automotive e sulla parte di disruption energetica.